Siamo al congresso provinciale Giovani Socialisti qui a Mazara del Vallo, accanto a me Giulia Ferro, nominata oggi rappresentante provinciale del mondo giovanile del PSI. Allora, cosa ti aspetti da questa nuova carica, da questa nuova esperienza, come rapportarsi col mondo giovanile? Allora, il primo obiettivo che la segreteria provinciale si pone è quello di aggregare i giovani, di coinvolgerli a partecipare attivamente alla vita politica dei propri comuni, perché i giovani non devono essere soltanto un patrimonio di voti da sfruttare durante le competizioni elettorali. Quindi il nostro primo obiettivo è quello di intraprendere un percorso di dialogo, di confronto sano e costruttivo e far capire ai giovani che la federazione è la sede, è il luogo, è la casa del confronto, del dialogo. Questo è l'obiettivo principale. Noi lavoreremo concretamente per creare dei progetti di sviluppo economico e sociale finalizzati a rilanciare la nostra provincia da sottoporre ai nostri interlocutori politici. Quindi è da sottoporre all'amministrazione comunale? All'amministrazione comunale, al consigliere Foggia, Francesco Foggia, che a Mazara rappresenta il PSI, alle amministrazioni provinciali e all'onorevole Ninoddo. Oggi vieni nominato rappresentante comunale del PSI Giovani qui a Mazara del Vallo. Cosa ti ha spinto ad accettare questa carica? Ho aderito al Partito Socialista Italiano e ho accettato con grande piacere la carica di segretario comunale del Partito Socialista a Mazara del Vallo, proprio perché penso che il Partito Socialista sia un partito che fa del rinnovamento uno dei suoi più marcati tratti distintivi, permettendo quindi a noi giovani di farci avanti, e appunto di lottare insieme e di dare voce alle nostre idee, alle nostre opinioni. Accanto a me il consigliere comunale Francesco Foggia del PSI qui a Mazara del Vallo. Oggi siamo al congresso provinciale che sta avendo luogo proprio qui a Mazara. Come mai la scelta di questa location e soprattutto cosa ci si aspetta dalle nomine di oggi? Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare la qui presente Giulia Ferro in qualità di coordinatrice del Movimento Provinciale Giovane. Dico semplicemente che questo congresso è figlio del congresso che abbiamo fatto l'altro giorno pure a Mazara del Vallo, che era quello delle donne. Dico semplicemente che il nostro partito guarda tantissimo non solo alle donne ma anche ai giovani del nostro territorio, ma soprattutto in questo caso della nostra città. Oggi diciamo subito un grazie a chi ci ha ospitato, tutta la famiglia Ferro, in questa meravigliosa location. Dico semplicemente che noi amiamo la politica del fare. I giovani sono, diciamo, quella parte che spesso e volentieri vengono dimenticate dalla politica, o spesso e volentieri ci ricordiamo solo nel momento elettorale. Oggi invece siamo qui e rendiamo partecipi, anche perché sono pieni di idee e pieni di iniziative, e io in qualità di consigliere comunale, se loro vogliono, li posso solamente rappresentare. Io sono l'unica voce del PSI in consiglio comunale. Dico semplicemente che, visto che sono una persona battagliera, cercherò di portare anche le loro istanze e, perché no, le loro richieste, nell'interesse comunque di portare delle risposte concrete della nostra collettività. Devo ringraziare l'onorevole Oddo, perché comunque voi non voi sta dando veramente tanto spazio sia alle donne ma soprattutto ai giovani. Questo significa che lui attenziona molto comunque i componenti della nostra città, tutte le persone che comunque si vogliono avvicinare a questo partito. Oggi c'è una platea di tutto il rispetto, tutto ciò comunque grazie a chi ha organizzato, diciamo, questo congresso. Dico semplicemente che noi amiamo una politica non dell'io e non del noi, l'ho detto l'altro giorno, amiamo una politica del fare e comunque della collaborazione. Dico semplicemente che PSI a Mazara non è solo una questione isolata, sta diventando una realtà, e io ringrazio tutti i componenti che fanno parte e la gente che comunque si sta avvicinando al nostro territorio. Accanto a me Franco Ospedale, segretario comunale del PSI qui a Mazara del Vallo. Una riunione, quella di oggi, un incontro, quello di oggi, molto interessante. Si parla di giovani, quindi come rapportarsi con i giovani? Ai giovani mazzaresi devo dire che è indispensabile l'inizio praticamente di fare politica, che debbono interessarsi della cosa pubblica e del bene comune per la crescita della nostra democrazia. Oggi è una giornata importante per il Partito Socialista a Mazara del Vallo, perché in contemporanea vengono fatti due congressi, quello comunale e provinciale praticamente della giovanile socialista, che io ricordo è la prima da quando esiste il Partito Socialista a Mazara del Vallo che si fa
in contemporanea due congressi, quello comunale e provinciale, nella stessa giornata. Quello comunale aspetta di diritto a Mazara del Vallo, l'altro è per scelta del segretario provinciale, del responsabile regionale e dell'onorevole Ninoddo. Accanto a me è Lucia Bono, rappresentante delle donne socialiste mazzaresi. Quello di oggi è un incontro importante, un congresso provinciale e comunale oggi, ci sarà anche la presenza di Ninoddo. Come rapportarsi con i giovani, con le giovani donne? Allora, noi siamo orgogliose di essere qui dopo essere state madri dell'apertura del nuovo congresso delle donne socialiste. Adesso siamo qui ad inaugurare questo congresso provinciale che si terrà qui a Mazara del Vallo con ospite l'onorevole Oddo e soprattutto la presenza proprio attiva dei nostri giovani che in questo momento così statico di immobilismo stanno cercando di reagire e quindi trarre dal passato il più possibile le cose, percepire le cose migliori e cercare con la loro irruenza, con la loro inaspettata voglia di fare, di dare il meglio di loro stessi per crearsi un futuro che realmente ci sarà e quindi in un modo migliore. Al congresso provinciale della Federazione Giovani qui a Mazara del Vallo, come vi rapporterete, come ci si dovrà rapportare quindi ai giovani d'oggi, soprattutto per farli riavvicinare a un mondo della politica che sembra sempre più distante? Ma io credo che il modo per far avvicinare i giovani alla politica sia proprio questo che il Partito Socialista ha intrapreso negli ultimi anni, cioè quello di coinvolgerli attivamente creando delle associazioni, creando il movimento in maniera tale che possano lavorare con loro e per loro. Spesso la politica parla dei giovani come futuro, noi siamo convinti che in realtà è il presente e quindi bisogna essere padroni del proprio presente e occuparsi di quello che oggi è importante per loro, non per noi, noi siamo il passato ormai. Certo. Lei cosa ne pensa, quindi come rapportarsi ai giovani? Ma credo che vedere questa stanza così piena di giovani, questa sia la prova migliore di quello che ha fatto finora il Partito Socialista, e cioè fare azioni concrete, mirare ad avvicinare davvero i giovani con delle azioni che vanno sul vedere, insomma, su quello che è il futuro della nostra terra, e non è poca cosa. Evidentemente non ci sono azioni miracolose in questo momento da parte della politica, però avvicinare davvero i cittadini, avvicinare davvero i giovani, parlare con loro, discutere di quelli che sono i loro sogni e continuare a credere nei sogni che non sono solo dei giovani ma di questa società, credo che sia il modo migliore per il Partito Socialista di poter realizzare gli obiettivi che ci prefiggiamo, e cioè aiutare questa terra e soprattutto i giovani che sono il nostro futuro. Accanto a me Alessandro Montalto, segretario regionale della Federazione Giovani Socialisti. Qua a Mazara del Vallo un incontro, un congresso molto importante, la sala è gremita. Come ci si rapporta quindi un giovane come lei, come si rapporta a un partito politico oggi che comunque c'è molta reticenza ad avvicinarsi alla politica? Allora, questo è un coronamento di uno sforzo che abbiamo fatto nel corso del tempo, e dal 2011 che siamo impegnati in questa battaglia giovanile al supporto dell'onorevole Oddo e di tutto il Partito Socialista. Diciamo che Mazara in questo momento è la nostra punta di diamante e il nostro fiore all'occhiello. Con l'ingresso di nuovi personaggi giovani e non all'interno della classe dirigente del PSI a Mazara del Vallo, abbiamo deciso, onde evitare i disguidi, visto la crescita esponenziale del partito in questo periodo, di riuscire a avere una segreteria che riesca a coordinare grandi, giovani, piccini, adulti e non. E cosa dire poi? Abbiamo lavorato molto dal 2011 che siamo impegnati in questa battaglia che ha visto iniziare un gruppo di 5 giovani al congresso provinciale, e proprio in quella data dove è sceso il segretario nazionale, l'allora Luigi Iorio, e oggi finalmente siamo arrivati a coronare questo sogno che a poco stiamo riuscendo a coprire tutti i 24 comuni della provincia di Trapani con una presenza socialista e giovanile socialista. Onorevole Oddo, lei punta tantissimo sui giovani, questo PSI giovanile qui a Mazara del Vallo, quale ricetta utilizzare per attirarli?
Ma credo che stasera è veramente una grande giornata qua a Mazara del Vallo. Senza tema di smentita devo dire che in provincia di Trapani in questo momento un'assemblea così di giovani che si avvicina alla politica in una fase storica nella quale c'è un grande rigetto rispetto alla politica, credo che sia senza precedente. I giovani socialisti stasera a Mazara stanno facendo un miracolo, vengono da tutta la provincia e io credo che si apre una stagione nuova. La stagione nuova è quella dei giovani che devono prendere in mano la vita politica e debbono impegnarsi per costruire il futuro di questo territorio. Questa è la grande sfida che credo abbiano davanti i giovani socialisti e non solo. Il gruppo dirigente che stasera i giovani socialisti eleggeranno credo che ha questo compito, riavvicinare i giovani alla politica. E questo è lo slogan che noi stiamo tenendo qua a Mazara. Io mi sono impegnato in questi mesi per avvicinare alla politica prima le donne, che erano un altro target molto ridotto di presenza nel panorama politico. Dopo le donne io credo che bisogna dare molto spazio ai giovani e stasera, ripeto, qui a Mazara con questo congresso provinciale puntiamo a questo. E Giulia Ferro è proprio il connubio, è una donna giovane che si impegna in politica, proprio è la persona che meglio impersona questo progetto politico che noi stiamo portando avanti. Un partito che va in crescendo sempre più. Ma qui a Mazara credo che stiamo facendo un grande lavoro, ma un po' in tutta la provincia. C'è grande entusiasmo, c'è un gruppo dirigente giovane, al femminile come dicevo, è una ricetta questa che stiamo portando avanti, molto semplice. Partecipazione, grande entusiasmo, grande rinnovamento. È la dimostrazione che quando si introduce elementi di buona politica la gente è interessata, non è vero che la gente non è interessata alla politica, la gente è interessata alla buona politica e quando, come stiamo facendo noi socialisti in provincia di Trapani, portiamo avanti la buona politica, la gente, come vedete, partecipa in massa.